Cosa c'hai? Ma niente, Ricky, sono un po' stressato, ho un male al petto che tu non hai. I sintomi dell'infarto miocardico acuto sono dolore toracico, difficoltà respiratoria, pallore, sudorazione fredda. Quindi è fondamentale che quando riconoscete questi segni e sintomi dell'infarto, allertiate immediatamente il 118 per poter aiutare la persona che in questo caso viene colpita. È fondamentale e può anche salvare una vita. Gestione emergenza, buongiorno. Mi serve un'ambulanza, mio padre sta male. Sì, mandiamo subito un'ambulanza. Mi dici da che comune chiami? Indirizzo Da Casal Grande. di casa. Ok. Via Verona 15. E mi puoi dire cosa è successo? Mio padre non sta bene. Mi puoi dire se respira bene, lo senti respirare bene o fa fatica? Ha il fiatone, fa fatica a parlare. Pallido, sudato. Sì, è pallido, si tiene la mano sul petto. Quanti anni ha tuo papà? Ha 45 anni. Casal Grande India. In 5 minuti dovremmo essere là più o meno. Victor, dobbiamo uscire. Ho capito, tranquillo, adesso abbiamo già mandato un'ambulanza per aiutarvi. E sei a casa da solo? Sì, mia madre lavoro. Ok, apri la porta e quando senti le sirene vai in strada a fare il segno all'ambulanza. Ok, va bene. Rimaniamo un attimo al telefono finché non arrivano, così mi dici se per caso ci sono dei cambiamenti o no della situazione. Ah, è lì, via Canalazzi, via Canalazzi. Qua a destra? Sì. Adesso accompagniamo tuo papà al pronto soccorso. Sei stato molto bravo a chiamare il 118, questo potrebbe fare la differenza. Va bene, Ricky, non ti preoccupare, adesso andrà tutto bene, va bene? Speriamo. Ci penseranno loro.